Siamo qui con il ministro del lavoro Poletti. Ministro, è venuto anche lei questa sera ad assistere a quello che era lo scontro di vertice, lo scontro d'alta classifica del girone B della pallamano tra Terracuglia Handball Carpi e Handball Romagna, una partita che si sapeva essere difficile, in cui si sperava, essendo qui al Palavallauvi di Carpi, in un risultato diverso. Lei che partita ha visto e che commento ha? Intanto devo dire che sono due squadre fortissime. Io ho visto qualche altra partita, ma la differenza era tra le due squadre in campo nettissima. Invece qui è stata una partita vera, tirata e anche tecnicamente molto bella, perché si è vista tanta difesa. E io credo che uno sport si fa con l'attacco e con la difesa. La tecnica in difesa è importantissima e queste due squadre si sono affrontate con due grandi difese. Quindi io dico, è una buona pallamano, questo è un bel segno. Beh, sostanzialmente era anche lo scontro tra il miglior attacco Carpi con 32 gol di media a partita e la miglior difesa, che invece era Romagna, con solo 15 subiti, e la differenza alla fine si può dire che, se si deve leggere un MVP, sicuramente è Gigi Malavasi, ex biancorosso e ora portiere di Romagna, che ha sostanzialmente parato di tutto. Se il punteggio è così basso, soprattutto per Carpi, è anche merito di questo giocatore. Sicuramente, non c'è dubbio, ha parato molto molto bene, è sempre stato su tutti i palloni, anche quelli che non ha preso c'era, e quindi vuol dire che era veramente molto concentrato e anche molto veloce, molto dinamico, perché i tiratori erano ottimi tiratori, hanno tirato di 6 metri, quindi ha parato di corpo, come posso dire, di figura, e molto bene, quindi veramente una tecnica ottima, e si vede che aveva voglia veramente di fare bene, quindi questo è il dato. Ma io credo che davvero queste due siano nettamente superiori, almeno a tutte quelle che ho visto fino ad ora. E mi ha sostanzialmente anticipato l'ultima domanda. Questa sostanzialmente, come dicevamo, sarà appunto la sfida, il testa a testa che ci sarà fino alla fine del girone B, perché probabilmente sono le due squadre nettamente più forti del girone, quindi si andrà a decidere sostanzialmente tutto nella partita di ritorno. Se si deve seguire un pronostico, sarà quindi la partita del ritorno al Palacavina che deciderà chi tra le due si aggiudicherà il primo posto. Razionalmente dovrebbe essere così, ma sappiamo che i campionati sono figli anche di episodi, di svarioni che possono capitare, di problemi nelle formazioni, perché ci vuole una grande armonia. Pallamano è prima di tutto una grande armonia, quindi se una squadra gioca bene insieme fa grandi risultati, ma anche una squadra molto forte fisicamente e tecnicamente, come sono queste due, se in qualche modo si rompe l'armonia, allora può veramente anche andare incontro a risultati strani con squadre meno forti. Però razionalmente queste sono le due che si giocheranno lo sprint finale. Andrea, era una partita importante più in ottica Final Eight di Coppa Italia che in ottica campionato, perché non è ancora compromesso niente. Era sostanzialmente, a detta di tutti, l'unica avversaria che può darvi fastidio, che può giocare alla pari con voi. Il punteggio dice 25-21 in campo, però diciamo che si è vista, quantomeno da parte vostra, una quantità di errori che non ci si poteva aspettare. Sì, abbiamo giocato all'inizio, avevamo tutto una voglia di vincere questa partita, siamo entrati troppo tesi. Comunque all'inizio abbiamo fatto un'ottima difesa, solo in attacco non ci trovavamo e è andata così. Peccato, perché non so cosa dire, guarda, sono troppo amareggiato, cioè ognuno di noi aveva una voglia enorme a vincere questa partita e alla fine è finita così. Beh, diciamo che né Gigi Malavasi, ex di turno, perché l'anno scorso era in forza al Carpi, che ha parato sostanzialmente di tutto, né forse la coppia arbitrale vi ha aiutato, perché comunque vi ha fischiato contro molti rigori. Sì, quello hai detto bene, e complimenti a Gigi Malavasi, ha fatto un'ottima partita e noi abbiamo fatto sia in difesa che in attacco, abbiamo perso un po' la testa, abbiamo perso tante palle, abbiamo fatto gli errori individuali e questo ci è costato tanto. Beh, diciamo che fine primo tempo, 11-8 il punteggio, ci si aspettava una reazione convinta, una reazione feroce nel secondo tempo, invece avete cominciato, come hai detto tu, a perdere palle, a commettere quegli errori individuali che poi hanno fatto calare la squadra. Sì, quello... A cosa è dovuto secondo te questo? Questo a non trovare la reazione nel secondo tempo, se non negli ultimi 5-10 minuti? No, guarda, ti ripeto, ognuno di noi, anche il mister, aveva una voglia enorme e eravamo così tanto, tanto insieme con le teste a provare a fare qualcosa, ma nel secondo tempo è andato tutto giù. Loro, ripeto, loro non hanno sbagliato, tanto in attacco
punivano ogni attacco e noi non trovavamo un modo per avvicinarsi. Carlo, abbiamo già parlato anche con Andrea, con Basi, c'è stata una partita difficile. Primo tempo anche vi hanno fischiato contro tanti rigori, ma siete rimasti attaccati alla partita, anche perché Jurina in porta si è fatto assolutamente valere. Nel secondo tempo ci si aspettava una reazione, invece avete cominciato a perdere palloni, a commettere errori che forse non ci si poteva aspettare da voi. Il primo tempo ce la siamo giocata, siamo stati lì, come hai detto tu, anche se avevamo 5-6 rigori contro. Però non possiamo dare la colpa a nessuno, dobbiamo dare la colpa anzi a noi stessi, perché appunto nel secondo tempo, come siamo rientrati, abbiamo subito un parziale di 3 o 4-0, ora non ricordo bene. Ci sono state parecchie disattenzioni in tutte e due le fasi, sia in attacco che in difesa, che purtroppo ci sono costate care. La reazione sostanzialmente nel secondo tempo è arrivata solo negli ultimissimi minuti, quando probabilmente loro hanno capito che potevano portarla a casa e sono calati. Era sostanzialmente tardi. Secondo te, come mai questa difficoltà nel trovare la via della porta, al di là di un Malavasi che vi ha sostanzialmente parato tutto quello che passava nello specchio? Ma guarda, io credo che loro siano stati molto più determinati di noi, sia in attacco che in difesa. Poi lo sapevamo che loro erano una grandissima squadra e il pubblico è venuto da Imola, li ha incitati nel loro momento anche, diciamo, peggiore. Noi ce l'abbiamo messa tutta, è ovvio, abbiamo sbagliato. Ora ci dobbiamo lavorare su e dobbiamo stare tranquilli e sereni e dobbiamo proseguire la nostra stagione. Sarà quindi, diciamo, userete questa come motivazione per quando ci sarà il ritorno a Imola? Ma sì, sicuramente, noi vogliamo vincere tutto, ce la metteremo sempre tutta e speriamo bene la prossima volta.